Personaggi che ho odiato ce ne sono stati pochi, ma uno in particolare l'ho odiato. Si intitolava... Lì sì, l'anime degli immortali. Bomba ragazzi, benvenuti a un nuovo anime dei videogiochi tua. Me lo chiedete da tanto tempo, io vi inizio questo 2022 con un anime dei videogiochi tua tutto speciale. Abbiamo ospite, c'è già scritto nel titolo, ma io lo dico, Renato Novara. Ciao! Grazie di questo invito perché vedrai che tanto sarò bravo io. Sono anni che ci rincorriamo che io ti voglio ospite da me. Hai ragione. E finalmente ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, yes. Giocheremo ovviamente a One Piece. Però io mi sono vestito di un altro colore. Però tu ti sei vestito color Sonic. Esatto. Ecco. Abbiamo visto il trailer, quindi. Io a casa avevo anche il mio povero Sonic, ma l'ho dimenticato. Ma la prossima volta lo porteremo. Knuckles lo metto qui. Perché tu sei la voce di Rufy, sì. Renato. E tu sei la voce di? Di Doflamingo. Ecco. Ah, di Doflamingo. Tra l'altro stanno andando in onda proprio in questo periodo le puntate, tutti i mercoledì sera su Italia 2. Tu sì, hai doppiato Rufy, ma hai mai giocato con Rufy? Sei mai stato Rufy? Vediamo. No, vediamo, sono qui. Una capra mostruosa. Guerra Suprema, episodio Rufy. Per ora sto comandando io. Sì, ma comanda tu perché è meglio, guarda. Rufy scopre che il suo adorato fratello, Portuguese The Ace, sarà giustiziato sulla pubblica piazza. Ah, beh, qualche anno fa. Vai, facciamolo, doppiamolo due. Questo è perché stai proteggendo Barba Bianca? Quindi questa è Barba Bianca? Cosa devo fare? Allora lascia stare. Ma tu non sei soltanto la voce di Rufy. Tu sei la voce di Edward Elric. Mazza, oh, sì, Full Metal, Full Metal Alchemist. Ma dove ci sono l'ho anch'io? Amato? Chi facevi? Io facevo Ling Yao. Ah, sì, io l'ho amato alla follia quell'anime. Non mi ammazza. Che peraltro è stato il mio primo protagonista grosso degli anime. Beh, di quanto tempo fa parliamo? 2006? Potrebbe essere 7? Gom gom! Pistol! È un videogioco, devi andare un po' più veloce. Devo fare lo stomp. Go, go, pistol! Non c'è Gear Second, Gear Third? No. Qui ancora no. Ah, ok. E quindi mi dicevi era il tuo primo protagonista. Protagonista, sì. Sai quando ti dicono dal nulla che hai vinto il protagonista, quello che da lì in poi probabilmente ti permetterà di fare i protagonisti? Ecco, quello è stato per me. Nel senso che fino a quel momento ho fatto personaggi anche grossi e tutto, però da lì c'è stato un salto. Io sono Edward il Maggiore e lui è mio fratello minore, Alphonse Elric. Minore vuol dire che è lui il più giovane. Poi ero in quel momento una voce nuova e sai quando sei nuovo quando funzioni. Quando eravamo nuovi. Eravamo nuovi. Ti ricordi? Ricordi quando eravamo le voci nuove? Bisognerà incominciare a fare gli anziani. Tu hai una certa dimestichezza con gli anime, lo possiamo dire. Sì. Ma sei anche Tanjiro di Demon Slayer. Tanjiro di Demon Slayer, sì. Dove io sono il pilastro del suono, vedi? Siamo sempre insieme. Però tu spesso sei cattivo. Io, spesso io difficilmente... sono... Tu è vero. Sei mai stato cattivo? Guarda, negli anime sono stato ambiguo più che cattivo. Tipo che tipo... personaggio mi ricordi? Beyblade, avevo fatto Tsubasa. Che è un nome che mi torna. Beh, ti torna perché tu sei anche Tsubasa della serie nuova di Holly e Benji. Dove è proprio più buono di quello, penso non ci sia nessuno. Beh, sì. Poi ho fatto il cattivo. No, ho fatto un po' di cattivi, però effettivamente ho fatto più buoni. Però devo dire che mi diverto un sacco a fare i cattivi, anche perché a me i cattivi vengono non tanto aggressivi quanto mellifluli, un po' bastardi. Uso quelle note un po'. Noi abbiamo fatto due mezzi cattivi, se ti ricordi. Io non gioco più, cosa uso l'altro? Aspetta, è che voglio finire il tutorial, così possiamo giocare insieme. Abbiamo fatto, dicevi? Due mezzi cattivi insieme in realtà in Dragon's Dogma eravamo i due cavalieri erranti. Tu eri biondo. Sì, adesso me lo l'avevo rimosso io questo. C'è qualcosa di diverso in lui. Sì, è davvero cambiato. A quanto pare ogni angolo ce l'ha un pericolo. Tu come hai iniziato? Dunque pensa, la mia scelta di cominciare col doppiaggio è stata un mix di cose. Un po' dovuta alla timidezza dell'epoca, che adesso per fortuna non c'è più. Perché io ho cominciato volendo cantare. Quindi io facevo... Ah, tu volevi fare il cantante. Io volevo cantare. Quindi ho cominciato a 17 anni a studiare canto. Ho fatto per 2-3 anni canto. Ho fatto anche canto lirico, figurati. Ho fatto per 2-3 anni un po' di musical, un po' di opere a teatro, così. Poi però volevo cominciare a recitare. Ma le robe italiane mi facevano cagare, se posso essere onesto. Facevano schifo proprio. Volevo fare quelle americane, ma non sapevo così bene l'inglese, quindi cosa posso fare? Ho detto, se doppiassi potrei doppiare le cose americane in italiano. In contemporanea avevo capito che tanti dei miei eroi e eroine di quando ero piccolo degli anime, che all'epoca chiamavamo semplicemente cartoni animati giapponesi, erano magari le stesse voci di altri prodotti. Io arrivavo a casa da scuola, elementare, arrivavo alle 4:30, alle 4:30 c'era Sentieri. Mia madre guardava Sentieri, quindi facevo merenda ascoltando Sentieri. Alle medie arrivavo a l'una, mia madre guardava Sentieri perché avevano spostato Sentieri a l'una. Alle superiori lo spostarono alle 2. Da lì ho cominciato a sentire, ma questa è la voce di, mi ricordo, Beth Reynolds, era la voce di Creamy. Per cui ho detto, ma
esiste questo doppiaggio, potrebbe piacermi. Allora ho unito i pezzi e da lì ho cominciato a studiare. E quindi ho fatto teatro per 3 anni a Torino, poi ho fatto il corso di doppiaggio sempre a Torino con ODS. Perché tu sei di Torino? Io sono di Torino. Io in quegli anni ho fatto teatro per ragazzi nelle scuole, ho fatto ancora 2 musical. Quindi chissà quanti ragazzini di Torino sono venuti a vederti a teatro e non sapevano che sarei poi, che saresti poi diventato, esatto, la voce magari di qualche loro eroe, qualche loro personaggio preferito. Li hai amati tutti? No. Ok. Però guarda, ce n'è uno che ho amato tantissimo, di cui si parla meno, che è Zero di Vampire Knight. Io quello proprio l'ho amato alla fine. È vero, tu facevi Zero, io facevo Akatsuki, il biondo. Ah, il biondo. Il biondo, sì, figo, sì, sì, facevo sì, io. Quel personaggio mi è piaciuto proprio un casino, tantissimo. Personaggi che ho odiato ce ne sono stati pochi, ma uno in particolare l'ho odiato. C'eri anche tu, credo. Cos'è? Si intitolava, aspetta, Shizuku va nella foresta, tipo... Lì sì, l'anime allora, degli mortacci tua. Io doppiavo, sì, mamma che mi hai ricordato, la goccia di profumo. Quello con l'arcobaleno. Sì, erano tutte varie gocce. Tu eri la goccia d'acqua. Io ero il protagonista. La rugiada, goccia d'acqua, caro. Poi c'era la goccia di sangue, la goccia di muco. E poi c'ero io che ero la goccia di profumo. Che era colorato arcobaleno. Rainbow. E lo doppiavo in questo modo. Sì, era tutto doppiato così. Invece io lo odiavo perché quando ho fatto il provino, peraltro da raffreddato, mi ha detto caratterizzalo, caratterizzalo. Ma non sapevo che fossero 56 episodi, tipo, dove lui andava sempre a urlare ovunque in questa foresta. E lo doppiavo tutto così. Ciao, sono Shizuku. Volevo spararmi. Per tutto il resto però no, mi sono sempre, non dico innamorato di tutti, però ho sempre trovato qualcosa che mi piaceva. Poi per esempio una cosa a cui io badavo sempre, cioè facevo molta attenzione, erano anche i rapporti tra i doppiatori proprio. Tipo io ogni volta che inizio una serie dico chi lo doppia questo, chi lo doppia Sai questo? Che lo faccio anch'io? Perché mi piace saperlo. Anche a me mi interessa un sacco sapere chi doppia chi. Creare quella familiarità. Infatti per esempio in Fullmetal Alchemist per me è stato un momento fighissimo perché... C'era Benedetta Ponticelli che faceva mio fratello Al. Ma che poi in realtà si creano questi legami quando si doppiano fratelli piuttosto che amici. Beh, dipende un po' dai doppiatori. Dipende anche dai doppiatori, certo. Alcuni, diciamo questa cosa, quasi a nessun doppiatore piacciono gli anime. Va a generazioni, perché le nuove generazioni molto le nuove generazioni sono quasi anzi propense solo in quella direzione. Sì, nel senso, infatti, hanno iniziato a fare questo mestiere perché volevano fare esatto, questo. Esatto, infatti era quello che volevo e dire. E quando si trovano a farne pochi, perché poi in realtà non è la cosa principale che doppiamo, no, ci rimangono anche male. Per esempio su questo argomento mi viene da dire una cosa da bacchettone, posso dirlo? Oh, assolutamente. Posso bacchettare? No, nel senso che secondo me la scelta di fare il doppiatore e quindi l'attore in realtà, perché poi nasciamo comunque interpretando dei ruoli, non si può e non si deve limitare soltanto agli anime. Perché è limitante? Perché tu farai sempre un prodotto che non ti porta mai altro. Cioè nel senso che se tu fai anche altri prodotti, altri film, ma anche altre cose nella vita, te le porti poi nel tuo lavoro e te le porti anche negli anime, quindi hai un quid aggiuntivo. Invece secondo me fissarsi solo sui cartoni o sugli anime diventa un po' troppo, un po' limitante. Questo è il mio pensiero personale. Questo è Zoro? No, è Smoker, il mio personaggio preferito tra l'altro. Oh, il Gear, lo volevi? Sì! Vi distruggerò dal primo all'ultimo! Jet Pistol! Ah! Gaga Bazooka! Sì, per forza devi andare a questa velocità perché sennò non si sta dietro ai videogiochi. Quanto tempo è passato da quando hai doppiato Rufy a quando lo hai ridoppiato adesso? 3 anni, 4? Con in mezzo il film però, mi sa, Stampede. Sì, 2 film in mezzo. 2 film in mezzo. Che erano Stampede e Gold. Però sono passati, credo, 4 anni abbondanti. Dalla saga, dalla serie. Dalla serie, sì. Stavolta sono i miei amici veri. Che bello, sono così felice di vedervi ragazzi. E tra l'altro cambiando 276 direttori, cambiando anche studi, perché abbiamo fatto il giro di tutti gli studi, e cambiando anche l'approccio al personaggio. Perché io ho cambiato personaggi. Tu hai cambiato personaggi. Ne ho fatti 3. Perché dalla serie che facevamo prima con la direzione di Romano a One Piece Stampede è già un abisso. Perché One Piece Stampede diretto da Gigi Rosa, tra l'altro, che tra l'altro è stata la prima voce di Rufy. Sì, nonostante gli imbarazzi che potevano esserci, è andato benissimo. Lui è stato molto carino, mi ha anche sì, molto aiutato. Ah, è vero, ne ho fatti 4 personaggi perché ho fatto anche personaggi Stampede. Mi ha anche molto aiutato in quel film dove avevamo una fretta pazzesca ed era tostissimo. Io delle urla che vabbè. Usopp! Che diavolo pensi di fare? E poi siamo passati a Claudio Moneta nell'ultima saga. Esatto. E con Claudio io ho un rapporto speciale, nel senso che ho una grandissima stima. Beh, Claudio è una grande persona, un gran direttore. Quello che io ho sempre notato di lui, ma in tutti i prodotti, è l'attenzione
un'attenzione incredibile al ritmo, a questa cosa del ritmo che è pazzesca. Vero. Io penso che con Claudio ho imparato a respirare. Lui sa perfettamente dove prendere fiato in mezzo alle battute lunghe. A parte che dà un valore alle sporcature, cosa che per tanti Vero. Anni non ha valore. Io mi ricorderò sempre in un cartone americano che si chiamava The Breadwinners, dove mi faceva fare le sporcature a ritmo. Diceva, no, vedi che fa pum, pam, pim, e mi dava il tempo con le dita. E quindi facevo, oh, ah, yo! E diceva, vedi, lì c'è una metrica e una musicalità e un ritmo che vanno sulla base musicale che c'è sotto. Che noi poi quello facciamo in realtà. Non dico che cantiamo, ma seguiamo una... delle curve melodiche, assolutamente sì. Poi comunque anche l'adattamento fa quello in teoria, cioè segue una musicalità dell'originale e ti batte un ritmo quando funziona. Io sto cercando di menare Mihawk, che tra l'altro sta menando malissimo. Non credo che ce la farò a vincere. Distrutto, mi è completamente distrutto. Comunque non perde mai il cappello, ti maledetto Iacono. Adesso voglio fare un gear second, se c'è. E l'ho appena fatto. Ah, scusa. Ne ho perso. Sono una pippa. Hai qualche aneddoto da raccontare in generale che ti è capitato in sala con dei colleghi? Allora, una cosa è legata a Full Metal Alchemist. Diciamo che è stata una degna conclusione di un percorso. Ok. Per cui io arrivo al turno con Silvana Fantini, convinto di fare come sempre il mio turno da solo. Invece lei ha preteso di far fare l'ultimo turno a me e Benedetta Ponticelli insieme, come addio alla serie. Ah. Il problema era che lei era effettata perché era dentro l'armatura. Tra l'altro Benny piangeva pure perché era la fine del turno. Non potevamo incidere insieme. Eh no, certo, perché lei poi andava effettata. Però io sono arrivato lì, c'era la sorpresa di non sono da solo ma sono con lei. Rarissimo, pasticcini, ragazzi. Pasticcini. Rarissimo essere in due in sala. Quel turno me lo ricorderò per sempre. Poi un'altra cosa che è successa anni e anni fa, non riguarda gli anime, riguarda iCarly. Te lo ricordi? Come no, iCarly. Chiamarono per il provino me, Benedetta, Jenny De Cesarei, Max Di Benedetto. Io ho vinto quel provino. Poi vado a cercare le informazioni sull'attore, dico vediamo cos'è. Ed è nato lo stesso giorno del mio stesso anno, siamo gemelli astrali. Ma davvero? 21-1-77. Non me lo potranno mai togliere per via dell'età, quello, eh? Quello proprio è impossibile. Quando dicono deve esserci l'età anagrafica, è più di quello. Più di così. Lo stesso giorno. Questa è una figata. Sì. Carly! Carly! Fuck! Fuck! E tra l'altro adesso anche di quello ci sarà la reunion di iCarly. Di iCarly, che anche quello era molto... Io ho fatto qualche personaggino ogni tanto nelle puntate di iCarly. Tu hai fatto un fidanzato, mi ricordo, di... Sì, un biondino. Sì. Erano i primi anni che io... Sarà stato iniziato nel 2007-2008. Io ho iniziato a lavorare a fine 2008. Quindi tu in Full Metal Alchemist sei arrivato con Brotherhood? Io sono arrivato in Brotherhood perché Ling Yao non c'è nel primo Full Metal Alchemist. Una cosa che mi chiedono sempre di Full Metal Alchemist invece è il famoso episodio 61. Io non so perché non l'abbiano mai doppiato. Mi hanno detto, ma non so se è vero, magari tu lo sai, che i diritti arrivavano solo fino al 60. Il 61 era una parte, però non so se è vero. Però non so niente. Io un pezzo del 61 in realtà l'ho visto. Come fa? Cioè l'ho doppiato. Perché abbiamo fatto il Japan Anime Live, te lo ricordi? Che certo, c'era... presentavo io. Appunto. Nel 2009. E lì abbiamo fatto dal vivo un pezzo dell'episodio 60. A Milano, sì. Milano, sì. Roma, Firenze. E poi c'erano gli spettacoli live, c'erano i gruppi che facevano, ti ricordi che facevano balli, Naruto live, sì. Bleach, che combattevano con le spade, vero, tutto a sincrono. Bleach. Mannaggia. Oltretutto, se ti ricordi bene, avevamo gli schermi davanti, ma non avevamo il cuffia all'originale. Non avevate la cuffia, sì, quindi, sì, mi fuori ricordo. Campo. Un disastro, era un casino. Mi ricordo che io facevo due personaggi perché facevo Edward e Rufy. Pensavo che la pioggia potesse lavar via un po' di questa malinconia. Invece ogni goccia sul viso si trasforma in lacrima. Quindi a lei, vabbè, però è stato divertente. E mi ricordo perché c'era Lorenzo Scattorin che faceva Sanji. Sì. Fu un bel evento. Io guarda, un ricordo bellissimo. Io anch'io ho un ricordo fantastico. Poi la sera di notte in quell'albergo a bere con i giapponesi. Che cioè, bello che me lo ricordo. Una roba così rimarrà sempre, guarda. Sì. Quegli anni lì li rimpiango. Sono stati però belli anni. Adesso bevo da solo in bar. No, scherzo. No, cosa mi dice? Mi tocca chiederti quali sono i tuoi progetti per il futuro. Guarda, i miei progetti per il futuro sono tanti. Sai bene anche tu che ho fatto una scelta in questi anni di spostarmi verso Roma. Non perché Milano non faccia crescere, ma perché comunque qui ci sono prodotti diversi, la storia è diversa. E io ho bisogno di fare una crescita, di avere una crescita anche corrispettiva alla mia età. Io in questi anni ho fatto un percorso vocale molto importante per quanto mi riguarda. Avevo e ho la necessità di trovare il mio timbro, quello vero, quello da adulto, da uomo, perché per tanti anni ho fatto i ragazzini, ho già una voce sei quasi stato costretto, diciamo. Sì, ho anche una voce che insomma l'ha permesso, perché comunque ho una facilità sugli acuti, tutto quello che vuoi, però in realtà sono un baritono.
Pensa. Semplicemente ho sfruttato delle potenzialità che però voglio tenere nel cassetto da usare, ma usare anche le altre. Ho vinto. Hai vinto come Rufy? Sì, sì, sì. L'importante è quello. Quindi adesso diciamo che voglio proseguire una crescita proprio di personaggi artistica, di età. Ok. Però voglio anche riprendere un corpo, cioè fare anche cose video, riprendere a fare delle cose dall'altra parte. Perché tu comunque hai fatto cose... Io, video. Sì, io in realtà ho cominciato così, nel senso che ho fatto anni e anni fa ormai, ho fatto, mi ricordo, una fiction per Canale 5 che si chiamava Le stagioni del cuore, wow, con Alessandro Gassman, ed ero il fidanzato sfigato di Martina Stella. Poi ho fatto delle altre cose, ma poi il doppiaggio mi è andato bene, ho cominciato con quello e adesso invece ho voglia di riprendere quest'altra cosa. E tra l'altro è partita da poco una nuova... Ah, narraci! Un narraci. Nuovo progetto su Super, di cui su sono Super. Anche su Super, vi invito a guardarlo, si chiama Super House. Praticamente è una casa dove vivono questi ragazzi, che sono, diciamo, influencer, tiktoker, sono okay, ragazzini molto piccoli, che vivono tutti, ma vivono davvero lì loro, tra l'altro, eh? Vivono in questa casa e io sono il portiere del palazzo, un po' come Fallica in Casa Vianello. Ok. C'è tutto un percorso particolare di questo personaggio, che apparentemente compare poco, ma in realtà sarà molto presente. Ok. Quindi l'invito è a tenere gli occhi aperti e soprattutto le orecchie ben aperte. Soprattutto. Attenzione. Perché in Tsubasa fai il centrocampista, ma qui fai il portiere. Voglio toccare un argomento. Vai, tocchiamolo. Era il 2011, te lo ricordi? E noi fummo convocati dallo studio Jingle Bell. Jingle Bell. Salutiamo? Salutiamo Jingle. Perché vennero due funzionari della Sega. Madonna, che ridere. Dal Giappone. Tra l'altro era tipo estate, io ho i pantaloncini. Appena hanno visto il tatuaggio dell'orsa maggiore di Kenshiro sono impazziti. Io gli ho fatto vedere i miei, eh. Cioè, te dei bicipiti. No, i tatuaggi. Ma sai che tatuaggio ho qui io? Tu hai... Ah, facciamolo vedere. Ma riesco a farlo vedere senza spaccare tutto il microfono, eccetera? Sì, sì, sì. Vado? Qui abbiamo un tatuaggio che comprende... Allora, questo è il nome... di tuo figlio questo Tommaso. Questo è il primo bimbo, Tommaso. Diciamo che rappresenta un periodo della vita. Mm-hmm. Questo è un cappello di paglia, okay, che si è un po' sbiadito con gli anni. Questo è un pugno che si allunga. Sì, che si allunga. E questo è un pugno d'acciaio. Ok. Quindi riunisce. Che è l'automail di Edward Elric. Quindi riunisce One Piece e Full Metal Alchemist. Sì. Anch'io gliel'ho fatto vedere. Certo. Scusate. Era già nato Tommaso nel 2011. Sì, quant'anni c'è Tommaso? È del 2010. L'assa perde. Bellissimo, in prima già. Media. Porca miseria. Lo ricordo piccolo piccolo io. Beh, Pietro ne ha 9, ok. Ok. Sì. E quindi sì, arrivammo lì. Arrivammo lì e stavano scegliendo le voci, perché da quell'anno in poi i personaggi di Sonic nei videogiochi avrebbero iniziato a parlare, sì, cosa che non avevano mai fatto, tranne nei cartoni animati. E quindi iniziarono a parlare i personaggi di Sonic nei videogiochi e vennero dal Giappone a scegliere tutte le voci. E lì sei diventato Sonic. Non abbiamo tempo da perdere. Meglio che ci diamo da fare. Feci il provino e rimasero colpiti, tra virgolette, cioè parlavano in giapponese e c'era la traduttrice, sì, che aveva proprio tutto. E rimasero colpiti dall'urlo, perché loro sceglievano il suono e quindi sì, volevano quella roba lì. È vero, è vero. Io mi ricordo invece che rimasero colpiti dal fatto che ero un coatto. E quindi è stato un team fichissimo, mi ero divertito un sacco. Sì. E anche la prima registrazione tutta con loro che venivano apposta. Sì, mi ricordo, il primo gioco che facemmo lo facemmo con loro. E anche lì c'era l'onnipresente per me Benedetta Ponticelli. Certo, perché era Tails. Tails. Ed è tuttora Tails. L'anno scorso è uscito il film live action di Sonic. Io fichissimo, contentissimo. Quindi immagino... Anche perché io ho fatto tutti i videogiochi inizialmente. Poi sì, è uscito il cartone dove non sono stato chiamato, no, io. No, neanche io sono nel cartone. Poi compare in Ralph Spaccatutto e non l'ho fatto io, Sonic. Vero. Però non erano della sigla. Invece la Sega, unita a Paramount, presumo abbia richiesto me. Poi devo dire che devo ringraziare anche tantissimo Max Alto, perché insomma, intanto un modo totalmente diverso di lavorare, con delle cose che inizialmente dicevo, oddio che strano tutto questo, perché poi ho capito e ho apprezzato tantissimo. Una stiratina, uno spuntino e si comincia. E poi andare al cinema con Sonic è stato boom, posso dirlo? Boom, certo. Anche perché... si crea nel corso degli anni anche un affetto nei loro confronti. Ma no, hai voglia. Soprattutto se poi sono personaggi, come nel caso di Sonic e Knuckles, con cui abbiamo giocato da bambini. Poi per me è stato veramente uno dei pochi videogiochi a cui ho giocato, perché da piccolo, sì, ce n'erano, ma insomma... Certo, eri piccolo tu, c'era mancata visione. Adesso, a esagerare. No, quando ero piccolo io raccontavo prima che avevo ancora la cassetta, con il mangiacassette collegato con un filo all'MSX, collegato alla TV, che ogni 3 secondi clippavano sti cazzo di... Mi ricordo quando è arrivato l'ultima scena del vecchio Sonic, sì, quindi si è presentato Tails, ho detto, ah, quindi c'è anche Benedetta, e poi ho detto, arriverà anche Maurizio, infatti... E infatti poi nell'ultimo trailer che è uscito c'è Knuckles, ci siamo tutti e tre, e di questa cosa è veramente figa. Mi chiamo Tails. Ok. Ti sembro uno che ha bisogno del tuo potere.
Vai. Ah, tu cosa ne pensi del primo aspetto che aveva Sonic? Tu devi sapere. Prima che lo modificassero. Io il primo trailer l'ho fatto proprio su quel Sonic. Appunto, perché tu l'hai doppiato. Non l'hai ridoppiato il secondo trailer, no? Sì, sì, l'ho ridoppiato. Ah, l'hai ridoppiato, ok. Sì, 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 ho doppiato il primo e ho ridoppiato il secondo. Quando è arrivato il primo trailer, io non ho detto nulla, però pensavo, che bruttino che l'hanno fatto. Poi nella mia testa ho anche pensato che avessero fatto apposta questa roba. Di dire, lo facciamo brutto, così tutti si ribellano, lo rifacciamo nuovo, tutti contenti. Probabilmente no, non chi lo so. Chi lo sa, non si sa, non lo sapremo mai. Però lì mi sono reso conto della forza della gente, dei fan. Assolutamente, del popolo assolutamente. Che si è incazzato e si è ribellato. Incredibile. Beh, la forza che c'è stata. Era brutto forte. Sì, era brutto. Ma gli occhi? Miau. Ma sì, la lunghezza tutto, delle gambe. Ma tutto era un spennacchiato. No, vabbè. Vuoi non citare davanti al popolo del web Pancada? Pancada? Sai cos'è Pancada? No. No, l'ho doppiato io. Mi hanno preso per il culo tutti. E siccome lo fanno ancora, adesso rideranno nel sentire questo. Era una copia molto brutta di Kung Fu Panda, di cui venne fatta una recensione sul web. Adesso non mi ricordo da chi. Perché l'ha fatta io, Toby? Sì, esatto. Ah, fantastico, esatto. Grazie io, Toby. Cosa? Ed era veramente, ma tanto brutto. In quel periodo, poi quando c'è stata la recensione, la gente mi scriveva, perché hai fatto questo prodotto di me? Ma chi, quanti soldi ti hanno dato per farlo? Io dicevo, ragazzi, io sono stato chiamato per un turno, manco sapevo cosa avrei fatto. Esatto, e che poi funziona così, ragazzi. Noi veniamo convocati per dei turni su dei personaggi sui quali siamo stati distribuiti da un direttore. Esatto. E anche il prodotto noi molte volte non sappiamo cosa stiamo andando a fare. Poi a volte è un personaggio grosso, una volta un personaggio piccolo, una volta è il nulla. Anche a me è capitato, mi scrivevano, spero che per questa cosa ti abbiano pagato un sacco. Non è che più è brutto e più ti pagano. Anzi, cioè, anzi più è brutto e meno ti pagano. Più è brutto, meno budget c'è. Però non lo sai e non puoi andare lì e dire, ah no, non lo faccio, vado via. E il direttore ti dirà, ma certo, ci vediamo la prossima Addio, volta. Mai più. E la cosa divertente però è che una volta su Instagram, nella marea di messaggi, mi fai l'audio di... mi hanno chiesto l'audio di Pancada. Che bello. E questa è stata una grande soddisfazione della mia vita. Che fa? Non me lo ricordo. Come? Il commento di Yotobi è stato, l'unica cosa bella è il doppiaggio. Beh, e ringrazio. Beh, ringraziamo. Ragazzi, andatevi a recuperare la recensione di Yotobi. Riderete tutti insieme. Posso citare tra le cose belle che ho fatto due cose fighe? Tu puoi citare quello che vuoi. Ted Mosby. Ted Mosby. Ecco. Minchia, beh, Ted Mosby. Mi chiedo da solo, a qual è il personaggio a cui più sei affezionato? Ted Mosby. Te lo chiedi da solo, perfetto. No, scherzo, nel senso che... No, giusto, che anzi. Per dire lì, veramente, quando è finita ho pianto. Beh, nove stagioni. Nove sono. Stagioni, ma poi le prime due vorrei ridoppiarle gratis, se potessi. Quando le risento dico no, però veramente una serie bella bella bella. Non serve che l'universo ci dica quello che vogliamo davvero, perché forse lo sappiamo già dentro di noi. Sicuramente quando si pensa a Renato Romara si pensa a Ted Mosby. Ma poi guarda, mi rappresenta proprio nella vita. Siamo proprio regali, uguali. Cornamose blu. No, quello no. Quella crescita umana che ha avuto lui, l'ho avuto anch'io. Molto simile. Per esempio io mi ricordo quando ho fatto il provino, vennero messe più persone. Che anno era? 2007. Voci, chiamiamole fighe. Voci che sarebbe bello se vincessero. E poi la voce sfigata di turno. Okay. Che ero io. Scelsero la voce sfigata, perché io ho cominciato non da tantissimo. Infatti si sente che ero leggero. Però scelsero me perché volevano che iniziasse un Ted Mosby sfigato, perché all'inizio era abbastanza, sì. No. E quindi per questo dico siamo cresciuti insieme, perché sia vocalmente che umanamente c'è stata una crescita. C'è stata un'evoluzione, una crescita. Sì. Molte volte è bella questa cosa che avviene nelle serie lunghe, si cresce molto spesso insieme al personaggio. Assolutamente. Vero? E lì mi ricordo che incontrai Claudio Moneta alla seconda stagione, non l'avevo mai visto prima, e mi disse, ma sei tu Renato Novara? E mi ha fatto i complimenti. E quindi eri... Morto. Eri contento. Felicissimo. Perché Moneta, ragazzi, doppia da prima che esistesse l'audio. Sì. Ma questa è la cosa impressionante di Claudio, che è giovane, ma è nella memoria di tutti, perché c'è da sempre. Se fossi in te, io mi presenterei Ted Mosby, l'architetto. Sai quando dici, cosa ti piacerebbe doppiare? No, questa domanda che ti dicono, e unisci dei pezzi. È che io ho sempre detto che avrei voluto doppiare un film considerato film dell'anno. E direi che Sonic. Sì, però aggiungo, film natalizio, della Disney. E più ho detto, vorrei anche cantare. E mi si è realizzato un sogno. E tu hai fatto tutto insieme, vero? Sì. Con Mary Poppins, il ritorno di Mary Poppins. Già quando Fiamma Izzo, che ringrazierò sempre, mi ha chiamato per il provino e ho detto no. Perché? Come? E stavo facendo con loro una serie in cui compariva Ted Mosby. Nel senso che Josh Radnor è finito a fare Rise. E io ho fatto Rise per la Pumais diretto da Francesca Guadagno. Tu l'attore di Mary Poppins l'avevi già doppiato? No. Ok. Quell'attore l'ho poi fatto in Fargo. Insomma, bazzicavo abbastanza in quel periodo in Pumais e arrivavo a questo provino dove volevano possibilmente doppiatori che cantassero. Mi trovo a parlare sia con Fiamma che poi con l'assistente di Fiamma, che mi vede il tatuaggio di Mary Poppins, tra l'altro, Simona Romeo. E dice, ma che hai il tatuaggio di Mary Poppins? Io dico,
sì, però finisce lì. E poi mi chiama dopo una settimana e io già solo per il provino ero impazzito. Poi quando ho saputo di averlo vinto sul parlato e sul cantato sono morto. Certo, perché hai sia doppiato che cantato. E lì veramente è stato per me il momento top. Bontà divina! Non sei invecchiata di un giorno. Davvero? Se volete farmi fare solo film cinema, io sono qui, ragazzi. Quindi c'è il 2022, ci aspettano grandi progetti, si sperano tante belle cose. Tanto, tanto Sonic ci aspetta, speriamo. Io lo spero. Incrociamo le dita, perché in questo mestiere cambia non si tutto, sa mai, ormai, esatto. Tutto cambia all'improvviso. Si apre a bomba il 2022 con Renato Novara sul canale. Grazie dell'invito, finalmente ce l'abbiamo finalmente fatta. Ce l'abbiamo fatta, sono contentissimo. Ci saranno molti più anime dei videogiochi tua. Ho creato questa format e non lo so dire. Senti, ma ti è piaciuto un po' come ho giocato? Sei stato brevissimo, hai saltato i menu in una maniera fantastica. Grazie ancora, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere ad amici, zii, cugini, parenti, compare, nipoti. Seguiteci dappertutto. Tutto ovunque, i social, vi metto anche tutti i link e i social di Renato in grafica e in descrizione. Grazie a te. Grazie a te, Renato. E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò. Ciao. Ciao. Adesso ci vuole una birra irlandese con sì. La quadriglia. Ma cosa c'è scritto sulla tua, sulla tua maglietta? Ah, me stresso. Me stresso. Comunque mi sono divertito un sacco. Bene, sono contento. Mi è piaciuto.